Le domande riguardano gli aspetti sanitari, prettamente sanitari, economici e sociali della gestione di questa pandemia purtroppo. Vediamo che l'Abruzzo con i numeri e con i dati è una delle regioni peggiori, con i risultati peggiori rispetto alle altre regioni d'Italia. Il presidente Marsilio continua a dare la colpa al governo nazionale, in realtà le responsabilità sono tutte regionali. Le domande riguardano il fatto del perché l'Abruzzo sia in profondo rosso, e cioè sia la regione con più giorni passati e trascorsi in zona rossa, quando sarà pubblicato un calendario delle vaccinazioni, quando intenderanno attuare una campagna di screening di massa attendibile, quindi o con test molecolari o avvisando le persone che i test rapidi possono sbagliare, possono dare un falso risultato, quando saranno pagate tutte quelle imprese, quando arriveranno i ristori a tutte quelle imprese che lo chiedono da aprile dell'anno scorso, cioè con l'approvazione del Cura Abruzzo 1. È trascorso quasi un anno, ci sono oltre tre quarti delle imprese che hanno fatto domanda che ancora attendono o di essere processate o di ottenere insomma il pagamento. Tutte domande anche relative all'impiego dei milioni di euro che sono arrivati dal governo, cioè i 60 milioni di euro di contributi del governo, che fine hanno fatto, perché non vediamo le assunzioni di personale che erano state promesse e non vediamo implementazioni delle infrastrutture, e cioè sia il Covid Hospital di Pescara, sia l'ospedale di Chieti, ma in generale tutte le strutture della nostra regione sono in sovraffollamento, sono sovraccariche e con scarsità di personale. Evidentemente non c'è una gestione avveduta della pandemia. Del resto, se la domanda è quando verrà pubblicato un calendario delle vaccinazioni, è perché il calendario delle vaccinazioni non c'è. Quando pagherai le imprese, perché le imprese non le hai pagate. Evidentemente tanto non si sta facendo, tanto non si è fatto, ma la cosa grave a questo punto è che è passato quasi un anno e questo non ce lo possiamo più permettere. Insomma, più volte anche in Consiglio regionale abbiamo ribadito il fatto che purtroppo sono dovute arrivare inchieste delle varie procure della Repubblica per svegliare anche il presidente di regione o alcuni sindaci a prestare una maggiore attenzione ai controlli anche sugli assembramenti nelle varie città. Insomma, io controlli prima delle ultime inchieste, così serrati, con posti di blocco, multe ai cittadini, non le avevo mai viste. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato prima. Il fatto che debbano arrivare delle inchieste della procura per smuovere e attivare presidenti di regione, sindaci, è una cosa molto triste.